cose che purtroppo capitano e se capitano sono disgrazie. Ma il resto è stato sempre tranquillo, guida bene e si è fatto vedere in due o tre occasioni molto importanti, era sempre presente, in modo che non c'è da accusare assolutamente per questo, diciamo, infortunio. Tutta la squadra sta girando bene e Socrate veramente sta migliorando di domenica in domenica. Ma direi che sono tutti che hanno migliorato a metà campo, da Gentile, da Pecci, Oriani, Socrates e anche Massaro. Massaro, anche se qualche volta magari tatticamente così non mi sente, però è un ragazzo che ha da parte sua tanta generosità, che supplisce, diciamo, a questa mancanza qualche volta con la sua grande volontà. Il gol di Socrate è stato anche un gol di intelligenza, tempestivo, no? Perché non era facile, stretto fra tre avversari. Ma più che stretto tra tre avversari, è stato che ha calciato la palla in una maniera che solamente in quella maniera lì poteva andare dentro, perché la palla era alta, l'ha schiacciata per terra e il pallone è andato dentro. Un altro magari di piatto la può mettere alta da quella posizione, lui l'ha voluto schiacciare e è andata dentro. Possiamo dire, godiamoci questo altro punto, quest'altra partita positiva sul piano del gioco e della continuità, aspettando la Samp, che ieri ha fatto fuori la Roma. La Samp è una squadra molto molto pericolosa, perché oltre che avere, diciamo, una velocità del gioco, c'è anche una precisione, c'è degli elementi veramente pericolosissimi. Vedi questo Vialli che sta, io l'ho visto l'altra sera a Pisa e ieri sera in televisione nazionale, è veramente una freccia nel fianco per tutte le squadre. In questo momento è in una forma strepitosa. Bene molto anche Francis, molto bene anche i centrocampisti Sunes, Scanziani, questo Salsero che è un peperino, è pari. Benissimo la difesa con Mannini e Galia, mancava Reni che ha giocato Pellegrini libero. Di Vierchio non si può dire altro che bene, perché è un ragazzo che ormai tutti lo conosciamo. E hanno strapazzato un pochino questa Roma, anche se ho visto una Roma piuttosto incerta, specialmente in difesa. Ma per noi è una partita veramente un collaudo severo, perché incontriamo una grossa realtà, una bella squadra. Trovandoci a Coverciano non possiamo trascurare l'amico Vicini che sempre gentilmente si presta con la nostra emittente per dialogare di calcio. Da quello dal campionato passiamo a questo calcio azzurro, anche se di Under 21. Ecco Aselio, al di là del fatto la partita qui allo Stadio Comunale di Firenze di mercoledì è un'amichevole, però sappiamo che stai facendo un esame ben approfondito, per cui questa partita la dobbiamo giocare, cioè questa Under 21 deve giocare con i propositi anche del futuro e con un certo impegno. Sì, è una partita che ci aspettiamo molte cose. Anzitutto apre la stagione 85 e poi dopo questo avremo l'incontro con l'Austria a Livorno il 13 marzo e dopo i 2 mesi di campionato europeo in Belgio e in Italia con Lussemburgo, quindi è una gara che ci deve dire molto sotto questo punto di vista. Poi ci siamo allossiati dopo il pareggio in Svizzera, la vittoria a Malta. Vogliamo avere un incoraggiamento in questo senso, è positivo. La nazionale sovietica è una delle più forti formazioni europee, si sta preparando per le qualificazioni mondiali, è qui in fase di perfezionamento e non di inizio di attività, perché proviene dall'India dove ha giocato un torneo con 8 squadre nazionali vincendo la finale con la Jugoslavia, quindi troveremo una squadra carburata. Ripeto, ha nella sua fila molti giocatori che hanno fatto i mondiali, compreso il portiere d'Azev, che è uno dei più brillanti e forti del mondo. Quindi credo che per i nostri ragazzi sia un'esperienza interessante. Abbiamo molti giovani di grossa quotazione, da Zenga, Matteoli, a Vialli, insomma anche a Mancini, a De Napoli, Giannini, Ferri, se cito alcuni qua e là, e credo che dovremo fare una buona partita. Ecco appunto con questi giovani, diciamo così, poi lo scenario di Firenze, no? Il comunale, i prezzi sono accessibili perché la federazione è stata veramente intelligente per chiamare il più pubblico possibile, per cui c'è da divertirsi. Sì, io spero di sì, e spero anche ci sia un po' di pubblico, perché l'Under 21 considera Firenze la sua casa, nasce a Coverciano che è Firenze e molto spesso abbiamo giocato a Firenze sempre con un discreto concorso di pubblico. Oltretutto la partita ha la sua importanza, anche perché verrà avviata in diretta sul secondo canale con il telecronista Bruno Pizzo, quindi è una manifestazione, anche se è una parità di categorie, però direi molto interessante.